me l'ha cambiata non poco, in meglio e in peggio. In meglio mi sono inventata un nuovo lavoro, mi ha permesso di lavorare da casa o da dovunque sia, basta avere un computer con me o un iPhone. In peggio è diventata una specie di appendice e non riesco più a stare 8 giorni senza controllare tutti gli account che ho. 2 anni e mezzo fa ho aperto il mio primo blog, La Testimone di Nozze. Da lì ho aperto la mia attività di wedding planner, che conduco interamente sul web, perché è un mezzo in cui credo moltissimo. Io mi sono intrecciato molto con anche quello che ho fatto nella vita reale, cioè concorsi del sommelier, le cose che ho scritto, i libri, però diciamo in realtà non riesco più a capire dove finisce internet e dove comincia la vita reale, perché a me mi continuano a chiedere di scrivere articoli, libri in base a quello che leggono sul web, e quello che io scrivo diventa a sua volta spunto per altro sul web. Internet sicuramente crea delle grosse barriere se lo usi esclusivamente per, diciamo, come maschera, ma se lo usi invece come strumento per arrivare a un obiettivo che nell'ambito del business può essere raggiungere aziende molto lontane, raggiungere persone che normalmente vengono filtrate da segretarie, da orpelli di qualsiasi genere, diventa invece un'operazione di un'opportunità di business reale. Deve essere tutto pensato sicuramente localmente, perché Toscana la qualità della vita è superiore, ma non a livello di paese o di città, ma a livello mondiale. Deve essere pensato come fruibile anche via mobile, perché bisogna essere connessi sempre con i clienti. Non si può anche fare a meno di un ufficio adesso, perché grazie agli smartphone si può ricevere un sms a mezzanotte del sabato dal cliente e poter rispondere immediatamente senza doversi spostare. La domanda al turista è molto più esperto e molto più acculturato sui temi riguardano il turismo e il web. L'offerta invece è in ritardo. Allora, sicuramente una delle cose da fare perché internet sia better life nel turismo è di lavorare proprio sull'offerta. In che modo? Formazione, soprattutto cultura, perché se non si fa cultura prima di formazione probabilmente non è efficace il percorso che si va eventualmente a pianificare ed intraprendere. Negli ultimi anni, soprattutto in Italia, c'è un forte sentimento antipolitico che ha portato i cittadini lontani dalla politica, dai politici e dai partiti. Io penso che in questo i nuovi media possono contare molto, cioè possono ricostruire quella fiducia interrotta, che però deve essere ricostruita sulla base di un comportamento vero da parte dei politici. Cioè, solo i politici che riescono a attivare delle vere relazioni sincere, schiette, solo quei politici lì e quella politica lì può sopravvivere su internet. Da questo punto di vista internet è impietoso. Internet è ormai non uno strumento, ma la vita quotidiana in termini di comunicazione. Sicuramente vorremmo iniziare a pensare a un format stabile per Toscana Lab, e ci piacerebbe anche portarlo un po' in giro. Portarlo in giro per i territori della Toscana, facendo emergere anche quelle eccellenze locali che grazie a internet hanno migliorato il loro lavoro, hanno migliorato la propria esistenza, e grazie a internet migliorano il loro territorio.